Vuole dire che ho... Lo dica, non abbia paura. Un tumore. No, scusi, eh. È che... Magari fosse così semplice. Vede, a volte noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che sembrano apparentemente inspiegabili. Lei crede in Dio? No. Pensa in Dio, in qualcosa di diverso, di altro, di più grande. No, non credo, non... Ma qualcosa di grave, dottore. Lei non sapeva di essere un ermafrodita. Lo immaginavo. Non lo sapeva. Lei presenta entrambi i caratteri secondari sessuali, il maschile e il femminile. Ed essendo lei situato nella zona più nascosta del piano perineale, probabilmente per questo non si è accorto della presenza Cioè io avrei la... Ma dell'apparato di riproduzione femminile, sì. dove? Non solo quella. Lei ha anche l'utero, di conseguenza anche le ovaie. E come ho fatto Mi a... scusi un momento. Come pensavo. Si sbagliava? Altro che, lei è incinta. È un miracolo. Ma davvero lei non crede in Dio? Ma che vuol dire incinta? E guardi lei stesso. Vede, l'ermafroditismo può portare a degli imprevisti casi di autofecondazione. Basta una polluzione notturna oppure un atto di autoerotismo non protetto. Allora, pensa di tenerlo? No, siccome ho capito che si tratta di una gravidanza non prevista, se vuole. Tanto lei non ha problemi di carattere religioso, no? Sì. Ah, bene, Stefania, sono già arrivati, perfetto. Grazie. Adesso devo proprio salutarla. Che vuol dire che mi deve salutare? Passi in segreteria a ritirare gli esami. Sì, ma io che faccio? Ritira gli esami e salda con Stefania. E mi faccia sapere che cosa decide, perché qui non ci sono quei frocetti degli obiettori di coscienza, questo è un ospedale serio. Se vuole possiamo, eh? Arrivederla. Aspetti un momento, dimenticavo cosa importantissima. No, tolga la mano per cortesia, tolga. Stia fermo, eh? Stia fermo. A fare cosa? Quattro anni e ci provo a rimanere serio, mi foto giù. Ma che è uno scherzo? Ma quindi sto bene? Sta benissimo, è proprio questo il problema. Ma quale problema? Il problema dei pazienti come lei. Ma in che senso, scusi? I pazienti, io vorrei che vengano qui, no? Dico, dottore, sto per morire. Dottore, mi ausculti, la prego, perché ci deve essere qualcosa. Quando io gli dico che stanno benissimo se cazzo. Ci deve essere qualcosa. La prego, dottore, guardi meglio. Un sacco di rottura dei coglioni che sono i pazienti come Ma io davvero ce lei. l'ho questo fischio all'orecchio. Dall'analisi risulta che lei non c'ha niente, quindi per me non ha niente. Se vuole, va pure al suo dottore qui. Mi dato così, se ne va appunto per pensiero. Ma guardi, io la denuncio. Faccia come gli va detto, fra 3 mesi vado in pensione. E poi con lei ho raggiunto tutti i miei obiettivi. E non si dimentichi di saldare il conto con Stefania.